Ok, siamo qui per vendere un PDV al signor Valeri, da quello che mi è stato detto. Io purtroppo sono disarmato, perché sono un ciccione, come potete vedere. Allora, dato che la polizia, da quello che so, è distratta dai miei compagni, io farei lo stronzo e atterrerei qui. Salve, lei è il signor Valerio? Sì. Ho qui il suo PDV. Sì, infatti l'ho il PDV, ok, aspetta che lo Mi apro, segua qui infatti. sotto. C'è ombra. Ok, Ok. Perciò ci sono di ora di qui. Ok. Cosa spiano, spiano. qua? Ok. Ok, per il PDV sono 30.000. Ah, Certo. addirittura! Il resto è per la benzina dell'elicottero, suppongo. Sì, devo guardare un attimo lei da solo. Saiga, saiga. Ma che... Oh, non mi fa salire. Si buggano le robe, vabbè. Mi dica Signore, tutto. mi può Mi portare... dica tutto. Sì, ero interessato in alcune... in una bandana, uno sting e una rock. Se forse mi porta nella sua base, forse ci mettiamo d'accordo, perché appunto volevo comprare anche queste cose. Guardi, di solito chi viene alla nostra base non è molto contento di starci, però farò come mi Ah, chiede. ok. La ROC con 5 caricatori per la ROC, appunto, quelli da 16 munizioni, che appunto non voglio quelle da 30 perché sono, siccome non sono molto compatibili, appunto si inceppa molte volte la pistola. Signore, mi sa che abbiamo compagnia della polizia qua. Signori, qui la polizia di Assis. Signori, qui la polizia di Assis. Salve polizia di Altis! Salve, Mettete le mani in aria, per favore. certo! Signore, dove va lei? Mi scusi, ma perché mi ha ammanettato? Signore, non costringa a farci fare fuoco. Signore, cosa ho fatto? Agente! Così evitiamo delle che le fa lo spiritoso. Agente, mi può spiegare cosa sta succedendo qui? Io non c'ho nulla di illegale. Allora, innanzitutto lei ha un oggetto alquanto illegale sulla faccia, partendo da questo presupposto. Ma agente, questa è una bandana d'alta moda. Sì, di alta moda, proprio. Cosa? Qualcosa da ridire sui miei gusti? Non ho Comunque siete capito. atterrati in una zona molto, molto pericolosa e quindi dobbiamo fare per forza controlli se vi vediamo. Ah, nessun problema. E dato che il suo amico qui ha la bandana addosso, dobbiamo farvi una perquisizione più accurata. Certo. Non si spaventi se trova qualcosa tra le gambe. Normale. Di solito ci nascondo i Kinder Pinguì. Prego, agenti, fate pure un controllo. Non ho nulla da nascondere, a parte i miei raffinati gusti in alta moda che il poliziotto qui davanti non comprende, a quanto pare. Posso avere le chiavi dell'elicottero per fare un controllo pure adesso? Guardi, se no, se mi promette che non fa un giretto, volentieri. Non faccio nessun giretto, stai tranquillo. Ok, penso che le abbia prese da solo. Signor collega della polizia di Altis qui, posso sapere il suo nome? Allora.
non sono tenuto a dirglielo. Ho capito, ma viene qui mia manetta così mi fa prendere uno spavento. La manetta da io. La manetta da io, su. Ha ragione anche lei. Comunque, signore, Mi dica. lei quella bandana non la può avere, quindi se gentilmente mi Ma fa scusi, chi... sapere lei Lei ha l'ha mai qualche sentito? L'ha consiglio. mai sentito lei, lo stilista Valentino? No? Come no? No, È perché famosissimo, il c'è mio anche il è negozio. molto lento nei suoi movimenti. Esattamente. Li E vede dai, tutti. chiude un occhio. Ho dovuto vendere un rene, non mio ovviamente, ma ho dovuto vendere un rene per comprarmi questa bandana. Ma pure. Lei non sa il cotone quanto è pregiato. Comunque, signore, quella cosa non la può tenere, quindi Va bene, gliela regalo. o me la dà lei oppure la prenderò io con la forza Vai, e non si qualche agiti, gliela momento. do io. Il minimo passo passo, gli arriva un Oh, poliziotto. sì, poliziotto, stia tranquillo. Non le sembra una persona minacciosa solo perché c'è una bandana? Se la vuole, bastava chiedere che gliela regalavo, una persona gentile. Guardi, eccola qui. Ora va a casa. Ma sono ancora manetta. Ma signor collega, aiuto! Ho detto che le devo fare la multa per il possesso di questo oggetto. Ma glielo anche regala. Oh mio Dio. Signori, signore e Lei è il signori, non mi signor? piace il vostro atteggiamento. Lei è il signor? Ah, adesso le interessa anche il mio nome? Io stavo qui in una casetta di campagna a raccontarmi storie con il mio amico, arriva la polizia e mi sequestrano tutto. Vuole venire in questura con noi? Da lì Mi come porti in faccio a questura, mi decidere? porti in questura. E la porterò in tribunale. Non ha il diritto di fare ciò che sta facendo. Con un mezzo neanche di sua proprietà, immagino, Il perché la... suo elicottero lo lasciamo qui, così almeno se viene qualsiasi bellissima persona a cui gli piace, se lo prende. Oh, agente, agente, agente. Lei mi sta facendo perdere la pazienza. E non sa lei quanto me ne sta facendo perdere Ah sì? E cosa vorrebbe fare? a me. Semplice sgherro, abbassa la testa, non sai con chi stai parlando. Ah sì? Con chi sto parlando? Mi illumini. Con il tuo ex vice capo, tolto. Oh! Il poliziotto Tony! Ma hai capito ora Traditore! chi sono, vero? Traditore che non sei altro! Il suo collega qui ha mangiato messicano per caso. Ha mangiato un po' di fagioli. Traditore, come ha osato? Quindi ora lei mi vuole dire il suo nome oppure Oh, glielo dirò devo con usare i vecchi piacere. metodi con lei? Io sono il signor Roman Bellic. E così, traditore, così si guadagna da vivere, eh? Bravo, bravo. Rubando bandane alla gente, arrestandola per cose che non ha fatto, ovviamente. Lei ha deciso di venire in questura. Certo, Io gli volevo solo io non ho proporre una nulla da multa, nascondere ma a differenza sua e del suo passato. benissimo. Allora, ora gli faccio la multa. Lei Ah se non la sì? Mi vuole vuole fare la pagare, multa? direttamente andrà in galera. Vogliamo fare così? Non faccia così, usi metodi più Ma tu di bruschi. assistente capo, ma dai, non lo vede come un povero Ma collega, anche lei, mi... uomo? Io direi di lasciarlo qui in mezzo. Un povero uomo con una rapina, con tre rapine, un omicidio, furti. Ma è così che si permette da Povero vivere a gente? uomo. Mi scusi, ma lei come fa a sapere tutte queste cose? Solo perché sono un Glielo ho bandito detto, anch'io c'era non anche vuol dire che... sull'auto. Ah, capisco.
ma signor collega, deve sapere che il suo assistente qui, il suo assistente capo, ha un passato molto, molto movimentato, diciamo. E anche io. Io controllerei la sua fedina penale. Sempre che non abbia cancellato tutto. Quindi Tony? ce lo La mia lasciamo qua, fedina penale è assistente. libera, pulita, pulita. Tony, hai cancellato tutto? Che vuole fare? Uomo permessa troppo. Oh, so troppo! Lo sapranno in Se tanti! fosse per me lo lascerei direttamente qui, ma non da vivo, ma da cadavere. Così per non Ma... dire chi sente. Sai che signori, devo qui siete fare? la polizia, siete i buoni della situazione. Non potete fare queste cose. Lei cosa vuole fare, assistente? Si vuole divertire? Lo sapete, vero, che non la passerete liscia se fate quello che state fa per fare? Che sto immaginando, ovviamente. No, non la inserisco. Aia, ah, No, non la inserisca più! Non è piacevole avere un silenziatore nel culo. Mi ha insegnato lei, questi metodi, Tony. Apro la bocca. No, 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 non si azzardi. Non si azzardi. Prego, assistente, se vuole farla finita per questo pover uomo, No, io fossi in voi veramente non lo la farei. morte è troppo croce. Dovete sapere che l'ultima persona che mi ha puntato un'arma così vicino probabilmente ora è diventato un corallo. Ah! Come cazzo ha usato? La smetta! La devo smettere? Sì, la smetta, se ne torni nel suo pick-up SUV rubato a qualche civile, che ovviamente lei non sa fare il suo lavoro. Se va in giro con gente come l'agente Tony qui, mamma mia. Ah, io Guarda, non sono lo guardi, non ha l'agente manco la Tony. divisa. Se va in giro con il Allora metto, dove scusi, siamo qui? lei Siamo in zona di si guerra? chiama polizia in borghese, Sì, signora. in borghese, in In borghese. borghese. La smetta di sparare che mi stanno partendo i timpani. Sto facendo partire i conigli. Ecco. Tocca a me quel compito. Agente Tony, mi dica un po', come stanno i suoi cari? Miei cari, io non ho cari, Ah signora. no? E mi No. dica, la spogliarellista I che ha miei cari accompagnato a sono... casa ieri sera? Mi dica, la sua vita quanto vale per lei? No, quella lì Nulla. era la moglie dell'assistente Dex. Ah, Ah, e chi era allora che l'assistente cazzo ha detto? Dexo? Scusi, non ho capito. Ah, quindi l'assistente Dexo è lei, il suo nome è Dexo? L'assistente capo Barney. Ah, è così che stanno le cose, Benissimo, appena mi smanetto sono cazzi propri. Ah, le do un MX, signor Rombellic. Ah, è così Se preferisce. gentile? No, sto scherzando. Oh, mi ero quasi gasato per un minuto. Agente Tony, è a manetta. Ops! Perché le ha tolto le manette? Mi stavo per divertire. Perché lui è un bravo Ah, così uomo. se ne va Allora ci con le mogli divertiamo degli altri con agenti, lui. eh. Mi fa Ma siamo piacere. riuniti assieme. Noi ce ne andiamo. E mi lasciate qui solo soletto? Però lei ora ci paga una multa, dato che anche noi nemmeno la dovremmo fare la multa per gli omicidi che lei ha fatto. Ah sì, multa. Ripeto, noi le facciamo una multa, così almeno la sua fedina penale diventa bella pulita pulita e la lasciamo qui e noi ce ne andiamo via. No, la mia Preferisce? fedina penale la voglio sporca. Non mi avrete mai. Oggi le mani... Benissimo, io Io gliela direi di pongo due aumentarla volte di la 50.000 multa. questa multa.
Ah sì, usate i taser addirittura. Me lo Vediamo strappo com'è. davanti questo foglietto. Perfetto. Allora lei ha scelto un'altra via, la morte. Oh, non ne sarà capace. Non lo farà. Assistente, mi levi di dosso questo lurido. Cos'è? Non è neanche capace di staccarsi dalle manette da solo? Gli si è impigliato il braccialetto? Che bel Mi faccino, pare. mi dispiacerebbe rovinarlo. Mirare. Io vi porterò in tribunale, sappiatelo, se sopravviverò. Fuoco si sente. Oh, Wow, sparo. wow, 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 colpo di scena, colpo di scena! No, non lo farete. Assistente. Non so cosa fare, assistente. Non lo Se lo farete. farà lei, lo farò io, sì. Tony. Me la porterò sulla coscienza, allora. Tony. Non lo farà. Benissimo. Allora, Traditore che uccidetelo non sei adesso, altro. signor Mambelli. Io non ho Si visto niente. Traditore che non sei altro. Non si nasconda lei! Cosa? Sono vivo? Grazie, dottore. Fortuna che passava di qui. Come mi sento? Decisamente meglio. Quel dannato di un Tony. Mi scusi, lei per caso ha visto l'agente Tony da qualche parte? Quel dannato traditore. Mi ha ucciso stile esecuzione qui, o almeno ci ha provato, fortuna che ha passato lei. Dannato. Easy.